Welcome to Miro TV, ragazzi, sono ovviamente in compagnia di Penny the Queen of the World. Perché secondo te ho caricato così il tanto il welcome to... Non lo so, infatti mi hai fatto sbagliare tutto così, capito? Tipo, ma no, mi hai fatto sbagliare tutto. Diciamo perché la puntata mi è piaciuta, anche questa, ragazzi, mi ha lasciato qualcosa di positivo. Tanto so che tu arriva subito lì, ma dobbiamo arrivarci. Io sono perplessa. Sei perplessa? Non so dirvi se la puntata mi è piaciuta oppure no, sono perplessa. Però c'è fatto caso che quello che ho detto settimana scorsa, anche se tu non c'eri, però te l'ho riportato prima della puntata, si è poi realizzato. Sì. È una cosa incredibile questo. Wow, praticamente hashtag. Praticamente tutto. Poi mi chiamano per matto, soprattutto per una cosa mi chiamano per matto. Invece ci arriviamo più o meno. Allora, ragazzi, si è aperta la puntata di SmackDown Live con il promo di Randy Orton. Io ne ho parlato parecchio nel commento di Raw di questo Orton. Tu che hai da dirmi? Ti sta piacendo la vipera dopo una piccola macchia? L'ho detto per 20 mesi, sì, mi sta piacendo, sta a fare sempre la stessa cosa, posso cambiare idea? No, io invece lo trovo che con Rivava è diventato ancora più cazzuto, Randy. No, oddio, non è che gli servivano, eh. No, questo assolutamente no, perché... Non gli servivano, serve più ai Revival, che l'ha risollevato un pochetto. Bravo. Però fondamentalmente l'archeo di settimana scorsa a me è piaciuta una cifra, quella che i Revival hanno alzato il povero non mi ricordo chi. È De Roe, è ieri, questa settimana scorsa. Scusa, è De ieri. No, a me piace un sacco. Bella. Sta funzionando questa collaborazione con Revival. Qui in questa puntata un pochino di meno, ma è anche normale, ragazzi, perché promo di Orton dove lui praticamente continua a sparare a zero su Kofi Kingston, gli dice più volte che è uno stupido. Poi bellissima la relazione che ha col W Universe, che quando lo fischia lui giustamente che fa? Dice state zitti, non ho ancora finito di parlare, il pubblico si ammutolisce, non è che riprende a fischiarlo, il pubblico si ammutolisce. Perché questo... E quando Randy Orton parla, tu fai quello che dice Randy Orton. Perché questo Orton sta piacendo secondo me anche al WWE Universe, che ovviamente funziona, lo deve odiare, però prova anche rispetto per lui, per la sua grande carriera. Randy Orton non si può odiare, cioè per quanto lui può fare l'heel, per quanto può essere un bravissimo heel, non verrà mai fischiato così come Corbin, tanto come Corbin. Cioè viene fischiato perché quello è il suo ruolo, per dargli importanza, ma in realtà la gente dentro lo ama, perché quando sta parlando sta zitta e lo ascolta perché piace Randy Orton. Invece quando parla un Corbin e vanno giù i fischi, è vero, perché non lo sopporta. È un odio diverso, proprio lo sostengono, è un odio per sostenere il personaggio di Orton. Il discorso, ed è incredibile, il discorso dell'esecutore della RKO è stato interrotto ovviamente da Kofi Kingston. Randy Orton non si accorge che ha alla sua spalla una volta che un'ora e mezza, viecce, non c'ho paura, viecce. È durato due minuti sta dietro, e lui non se n'è accorto. Ma forse sta dietro. Ma infatti poi è stato bello pure come l'ha fatto, perché ha aspettato mezz'ora. Dopo mezz'ora ho detto, ha fatto una faccia come di, ah, ma me sa che forse si gira. E quindi mo guardo, me giro lentamente, mo guardo e poi mi avvio un culo. Trouble in Paradise di Kofi Kingston, che lo mette a terra, ma il segmento non finisce lì, perché Kofi vuole vendicare quanto è successo 24 ore prima, vuole vendicare il suo amico Xavier, e quindi cerca di andare a infortunare la gamba di Randy Orton ripagandolo con la stessa moneta. Ma a salvare la vipera arriva Dash. Un Dash che di certo non entra bene in scena, perché va, quando va sull'Ebron, peo, è quelli che becca il dropkick di Kofi. Vabbè, ma ci sta secondo me tutta sta storia qui. Dicevo, Randy Orton serviva più ai Revival che ai Revival a Randy Orton, perché Randy Orton andava anche da solo. Però insomma ci sta, e visto l'attacco di ieri a Raw, visto che ne è passata una settimana, mi immaginavo che era passata una settimana, io col tempo ci sto più a capire niente, potrebbe pure scappare fuori un bel 3 contro 3. Sì, ma l'hanno già fatto, tu dici, però con risultati magari diversi. Esatto, con un'alchimia diversa, con un qualcosa di diverso. Non lo so, cioè ora come ora mi sembra quasi scritto che Revival vadano contro Big E e Kofi, sì, Big E e Xavier Woods. Perché l'Interbrand ci deve essere sempre, perché sì, se no non è un pay per view della WWE in questo momento. La Wildcard Rule. Vabbè, ma no, magari, che ne so, settimana scorsa. Non al 3 contro 3 un pay per view. Settimana prossima. Vabbè, ma l'avevano già fatto, però. E lo rifanno. Lo rifanno, però dicendo facendo vincere New Day, ma che pro. Porelli, stanno a piacere le botte. Questo è vero. Questo è vabbè vero. Che oggi Randy Orton è scappato, eh.
Però, insomma, stanno prendendo un po' tante botte. Vero, però, vedi, i revival continuano comunque a essere dominanti anche durante la puntata, perché poco più tardi questi affrontano i tuoi machinery e li battono di rapina, ragazzi. Il match non mi è piaciuto, questo è il primo match, gli heavy machinery, che non mi è piaciuto, non mi hanno dato niente, hanno connesso pure malino alcune cose, anche lo stesso pin non è stato fatto benissimo. Un roll up improvviso. Sì, ma pure lì un po' lento, cioè c'è rimasto un po' così piegato il povero Tiger, cioè, poca roba, peccato, perché non hanno sbagliato un match, da quel che vedevo io gli Heavy Machinery, sono sempre stata una grandissima sostenitrice degli Heavy Machinery, e qui però cioè... l'hanno protetti, cioè, hanno perso, sì, però, sì, hanno perché protetti per carità, l'hanno comunque protetti perché di un roll up, però il match sono rimasto un po' male perché sì, potevano fare di più, la contesa non mi ha convinto tantissimo anche a me, però mi ha sorpreso il fatto che abbiano protetto un po' sta sconfitta di Machinery, che potevano perdere anche sonoramente visto che ultimamente non si erano fatti manco vedere. No, però comunque hanno avuto rispetto ad altri superstar un buon debutto, cioè hanno fatto dei buonissimi segmenti, sì, sono andati più volte per i titoli, hanno tirato su buonissimi match, infatti proprio per quei match buoni che avevo visto, questo con i rivali, perché comunque signori avversari che se ne voglia, potevano fare tanto e hanno sbagliato, hanno sporcato tante cose, ci sono rimasta male. Prima era in un buon momento, comunque, sì. Questo c'è da dirlo, la vittoria sì. Secondo dopo me ci stava, però. Dopo che sembrava che volessero affossarli, sotterrarli, volessero cancellarle dall'universo del wrestling, hanno fatto questa ripresa che non me la spiego, però va bene, perché insomma, sono signori atleti. E ci sta anche la loro vittoria qui contro i Machinery, assolutamente. Che devi fare? Hanno sfidato i New Day per i titoli, che fai? Li fai perdere contro le Machinery? No, assolutamente no. Passiamo avanti, ragazzi. Ci siamo un po' soffermati sulla questione Orton, Revival, New Day, perché comunque se lo meritano, anche perché Kofi Kingston è il campione massimo. I suoi due compagni sono i detentori di titoli di coppia di SmackDown Live, ed è giusto soffermarsi un bel po' su questa storia. Passiamo avanti e ora entriamo nel King of the Ring, il torneo del King of the Ring. Abbiamo avuto Andrade contro Apollo Crew. Peonia si mette a ridere, non so perché, però. Sto pensando a un sacco di cose perplesse di questa puntata. Ma qua io secondo me c'è poco da essere perplessi. Buona contesa. No, perché da questa c'è niente. Buona contesa tra Apollo Crew e Andrade. Sinceramente non so come si potesse scommettere sulla vittoria di Apollo Crew, ragazzi. Tutto il bene che gli si può volere, anche voi sostenitori di Apollo Crew. So che un po' ci speravate, ma insomma Andrade Sen Almas secondo me è uno dei candidati alla vittoria. Assolutamente proprio. Dall'altra parte del tabellone secondo me c'è Drew, scusa se te lo dico, da sta parte c'è Andrade ed è qua giusto che ci sia stata una vittoria del genere. Quanto minutaggio? Parecchio. Porca miseria. Però conta che l'ultimo King of the Ring, quello con Barrett vincitore, c'era un match di circa 5-6 minuti buttato sul comedy, addirittura vedevamo già R-Truth con lo scettro in mano, roba che adesso potremmo anche vedere tranquillamente. Però ragazzi, a me mi sta convincendo parecchio questo torneo. Poi sul main event mi ci voglio soffermare un po'. Andrade batte Apollo grazie all'aiuto di Zalina Vega, che già da adesso risulta essere decisiva in questo torneo. Ma Zalina è sempre decisiva. È giusto. Andrade è il. Se continua a vincere perché a Zalina ci metto zampino, va bene. Non tolgo. Se no Zalina diventa inutile. Cioè togli tutta la bellezza di Andrade e Zalina. Se no era Andrade da solo. Però, lo potrebbe comunque fare Andrade da solo. Poi con i promo di Nero nel banco, io mo sono tatuato, figlio mio. Però sul ring lui potrebbe andare benissimo da solo. Però c'è Zalina e sono capito, però tutti io insieme. Magari l'avrei sfruttata al turno successivo più che a questo. Invece subito gli hanno fatto mettere lo ma zampino. Ma sai pure perché c'è stata sta cosa con Apollo? Ti ricordi il segmento nel backstage con lei che ci provava con Apollo? Insomma, va bene. Però ha funzionato, però diciamo che mi è piaciuto. Dai, che la seconda la fa pulita e poi la terza. Andiamo avanti, perché ci sono stati davvero tanti segmenti nel backstage. Uno di questi è Kevin Owens con Shane O'Mac. Io beh, ho detto già tutto settimana scorsa e mi dispiace ripetermi adesso. Io vado a fare un piccolo riassunto di quello che avevo detto al video scorso, ma davvero breve. A me il continuo di questa storyline non mi piace. Perché? Non mi piace perché non inizia a essere più coerente. Kevin Owens nei suoi primi promo contro Shane va a dire che costui ha rubato il tempo televisivo a diversi atleti. Giustissimo. Ora sta cosa se la so praticamente già scordata. Kevin Owens ha un pochino già ricambiato la sua rivalità
con Shane O'Mac, e non si dà più importanza a questa cosa qui. E a me davvero mi risulta strano che Kevin Owens stia affrontando questa battaglia ancora da solo, quando, visto sta storyline, vista tutta sta storyline, poteva essere aiutato da qualcuno, gli dava minutaggio a qualcun altro, come diceva lui. Cioè, tu mi nomini Ali, Apollo Crews, Liv Morgan, Murphy, però nessuno ti aiuta. Fai un discorso giusto, batti anche Shane McMahon, continua a rompere, non mi piace. Le storie che racconta Shane so così, che è lui con i suoi piccoli burattini, parliamo di Elias, parliamo di Drew, parliamo di Revival, eccetera eccetera, e poi c'è il cane bastonato dall'altra parte e sta da solo. Ma non mi piace, sinceramente non ormai mi piace. Ormai sono strutturate così. Che quello che succede nel main event è coerenza, però, perché quello te lo devi aspettare. Giusto! Ma è quello è giusto, ma io lo sapevano anche i muri che passava Elias. Sì. Lo sapevano anche i muri che passava Elias. La settimana scorsa, anche ragazzi. Perché Kevin Owens, questo Kevin Owens, che cazzo ce fa col King of the Ring? Doveva uscirne subito per poi fare qualche storyline importante. Boh, la rifanno con Shane, continuano. Ma io non capisco perché non hanno messo Aleister Black, addirittura manca apparso durante questa puntata, mi sembra. Cioè, lui era convinto che c'era, poi gli ho detto guarda, non c'è. Ma raga, so. Nessuno pick a fight with me. No, ma a parte questo, sono un pochino contrariato a sta storia, perché ve l'avevo detto settimana scorsa. È una cosa chiamata che Owens uscirà facilmente dal King of the Ring. Basta sta storyline, raga. Per me gusti, poi è un'opinione successiva. Basta, perché ormai si è capito dove vogliono arrivare a parare, basta. Cioè, è pesante, poi non è più coerente con quello che dicevano due mesi fa. Andiamo avanti, un po' se avevamo un picco. Elias e Drake Maverick, sempre nel backstage. Un altro segmento che mi sono scritto e che ho voluto citare perché mi ha divertito. Io, ragazzi, sto riniziando ad apprezzare Elias, soprattutto con questo video 24/7 che lo sta un po' caratterizzando positivamente rispetto all'Elias di qualche settimana fa, dove non aveva né capo né coda. No, che con mezza mossa cadeva, insomma. Invece nel giro di 48 ore ha trovato una certa credibilità. Sì, è un 24/7 un po' più tosto. Cazzuto. Poco. Anche perché poi almeno, Elias gira col foglietto dove c'è scritto qua è sospeso, qua non lo posso perdere, qui vabbè, non si può fare. Amico Deschenko, che cazzo, dici tu. Che cazzo fate con l'arbitro? Ficcatelo al culo perché c'ho il foglietto che è sospeso. Cioè sto 24/7 che finora, anche nell'aereo mentre dormiva la gente, si poteva pinnare, non si può pinnare mai. Però va bene, giusto, perché Elias è amico di Shane. E poi è bello il segmento dove Elias rimanda nel cassonetto Drake Maverick. Drake esce da sto povero coso dicendo: io voglio solo consumare il mio matrimonio. Povero Drake, raga, mi sta a fare una pena incredibile, ma un grande lavoro. Grandissimo lavoro, perché lui lo sta portando avanti anche con i social. A differenza di altri atleti, certo, lo sta portando avanti anche sui social. Sta causa gli è entrata molto nel cuore. Quindi, complimenti a Drake che ci sta credendo sul serio. Sta facendo un ottimo lavoro. Passiamo avanti. Che c'è sta poi? Il moment of bliss di Alexa Bliss e Nikki Cross, che hanno avuto come ospite Charlotte Flair. Ci hanno ascoltato, cioè raga, io avevo detto durante la live reaction di SummerSlam, ma pure con Peo settimane prima, se Charlotte batte Trish deve essere la number one contender, ci sono pochi cazzi. Wow. Il problema forse è che sta Charlotte Flair, quando parla è tagliente, e Bayley l'unica cosa che può dire: io sono la campionessa. Non è poco, però ragazzi, quando ti ritrovi a sentire la verità, che si è parlato molto di più di Trish Stratus, sì, contro Charlotte Flair, che la campionessa di SmackDown Live Bayley contro Ember Moon, devi sta zitto e dici c'ha ragione, non c'è niente da fare. Bayley giustamente si presenta lì, cerca di ripetere pure quello che ho detto io, poi però ha morso, l'ha buttata giù dalla sedia. Quella è una cosa frecciatona, buttarla giù dalla sedia. Quella è l'unica cosa che poteva fare sul momento. Che poteva fare? Gli aveva spuna in faccia. Che poteva fare, raga? No. Bayley, la robetta. Cioè, davanti Charlotte, robetta, ma la vai buttare giù dalla sedia. Secondo me, ragazzi, Charlotte deve riprendersi quel titolo alla Clash of Champions. Se devono costruire altro. Non lo so, buttano Ember Moon dentro per proteggere Bayley, non lo so, però raga, per quanto stia provando buttano a far bene dentro. Quando non credo, quanto stia provando a far bene Bayley, secondo me non sta facendo un buon regno. Hanno dato la colpa a Rollins, che non riusciva a rimanere in piedi con Lesnar, che non riusciva a fare una storyline con Baron Corbin.
penso si possa dare la colpa anche a Bailey a sto punto. Poi se non si dà la colpa, significa ma che Bailey non si è coerenti. È un po' il personaggio nell'epoca, perché in questo momento sono davvero tante womans che hanno tirato fuori il carattere, hanno tirato fuori tante cose oltre all'abilità sul ring, e Bailey è rimasta un po' quella dei 3 anni fa. Ma pure sul ring non mi sembra. Sono la girl section, siamo tutti felici, però poi quando ti attaccano come rispondi? Ma pure sul ring. Come rispondi? Non rispondi. Cioè contro Ember Moon è mancato il mordente a Bailey, è stata una contesa fiacca. Poi 24, 48 ore dopo Ember Moon ti fa una buona contesa con Charlotte Flair a SmackDown. Secondo me sono tutte cose importanti questi, raga. Poi staremo a vedere, può essere che mo Bailey vi fa un'impennata a Creed, batte Charlotte Flair a Clash of Champions e rialza lo status del suo personaggio. Però attualmente, sinceramente, anche dopo questo momento Bliss, nonostante questa spinta clamorosa con Charlotte che vola a gattoni per terra, poi tra parentesi, finisce lì. Andiamo avanti. Oh, Roman Reigns, che non ha combattuto questa puntata, aveva fatto 24. Ora mi spiego perché ha combattuto contro Ziggler e 24 ore l'hanno fatto combattere. E però... poi si stanca. L'urlo della fan di Roman Reigns. Sì, il segmento lo trovate anche sul canale YouTube. Si sente sta fan che appena inquadrano Reigns fa un urlo peggio del Parlo io quando mi portano il panino del McDonald's. Ah! Uguale. Ragazzi, bellissimo, sarò bello, meraviglioso. Ha rovinato tutto il segmento. Roman che non va... se l'aspettava. Roman che va di a Murphy, raga, giustamente ancora tanti dubbi, dice ma sei sicuro di quello che hai visto? Bella risposta di Murphy che dice sono quasi sicuro, sono cioè non gli piace sta risposta a Roman, che continua a far capire di avercela ancora anche con Murphy. Che poraccio, però vabbè. Che poraccio, che può da dire più Murphy? Ho visto uno grosso, alto, con la barba brutta, e io ho detto rue. Cioè, lui aveva fatto, detto, in compagnia c'è sta solo lui così brutto. Invece, poi, vabbè, però... Io voglio dire una cosa, questo segmento per me ci stava, Roman Reigns sì, stava per non quadrare quadro durante Montez Mega Live. Successivamente, poi, se no poi la fan si ammazzava se non vedeva Roman Reigns. E beh, pure Peonia, assolutamente. Detto questo, poi l'ex campione Cruiserweight, ex fidanzato di Alexa Bliss, questo ci tenevo a dirlo, va ad affrontare Daniel Bryan in una contesa davvero bella. Sì, ma Murphy era straface. Cioè, non per il fatto che lo tifassero, però con Bryan, pure credo una sedia in questo momento. Meno che non sta a Washington. Viene di va bene, sì. Giusto, voglio di mascina, gli dovevano rovinare tutto. Vabbè, va bene. Ma quante botte ne ha prese per fare un comeback della Madonna? Da puro babyface. Murphy! Ce l'ha prese per tutto il match, ce l'ha presa. Le peggio botte. Poi ha fatto un comeback e si è portato pure a casa il match. Signori, Murphy che gli stanno a fa. Però no, ha avuto due comeback. Ha avuto due comeback durante la contesa. Sì, ma ce n'ha prese tante. L'ha portato dopo la Brainbuster al 2 perché Daniel Bryan va a posare il piede sulla corda con Rowan. Guarda, c'è sta il piede. Oh, arbitro, pezzo di merda. Arbitro, guarda, arbitro, c'è sta il piede. Oh, non ti sbagliare, arbitro. L'ha minacciato quell'arbitro che si è cagato in mano. Ha detto, guarda che l'ho visto. E lui continua, no, guarda che c'ha il piede sulla corda. C'ha il piede, non devi contare perché ho il piede sulla corda. E lì praticamente c'è proprio la chiave della fine della contesa, perché Rowan rimane sull'epron, Murphy lo va ad abbattere con un super kick, Bryan prova a approfittarne con l'up, cosa dire a cosa, manovra risolutiva da parte di Murphy, su Bryan che si prende un 3 che io vi avevo anticipato settimana scorsa. E a me sta cosa mi ha fatto felicissimo. Bravo. Perché non tanto perché Murphy secondo me sta venendo gestito in maniera importante. Bene, tranne ora, il fatto che qua è diventato face tutto di botto. Però secondo me è una cosa anche normale, perché ora tutti si schierano dalla parte sua, che poraccio si ritrova in questa storia dove lui magari non ha fatto niente. Quindi ci sta che faccia face. Poi durante la contesa acta benissimo la face, richiama anche l'attenzione del pubblico che risponde. È vero, erano tutti dalla parte di Murphy, poi quando ha avuto il 3 tutti in piedi ad applaudirlo, giustamente, perché questa è la seconda grande contesa di Murphy, che ha debuttato settimana scorsa a SmackDown contro Roman Reigns. Un grandissimo match, settimana dopo un grandissimo match contro Daniel Bryan e ottiene una vittoria incredibile. Una vittoria incredibile. Andiamo avanti. Ah no, non manco più di tanto, perché nel backstage poi giustamente si vendicano Rowan e Daniel Bryan, vanno ad attaccare, a annichilire il povero Buddy Murphy. Ci sta.
che devi fare? Sarebbe stato anche un pochino stupido. Sì, se non avessero fatto niente, distruggevi un pochino tutto lo status che hanno. Loro so così, so il, so bravi e hanno questa cosa che loro si vendono, loro non possono perdere, se perdono te la fanno pagare, insomma, in qualche modo te la fanno pagare. Certo, se avessi fatto l'intervista post match, fossi intervenuto lì, Rowan non avrebbe avuto senso. No. Detto questo, poverino, quindi un pochino per Murphy, però batte sul ring e batte fuori. Promossi quindi questi 30 minuti di Buddy Murphy e Brian, assolutamente, anche Rowan. Passiamo avanti, abbiamo parlato di Revival prima, il promo di Chad Gable che lascio a Peonia. Sono perplessa. No. Signori, ma quel Benjamin, ma quanto bello è! Cioè, si sono fermati proprio davanti alla porta e tu facevi, vabbè, mo esce Benjamin, ma non te lo aspetti che esce far coglione, perché si è messo a far coglione, faceva le facce stupide, punto numero uno. Ma l'avete visto? Ma durante l'intervista di Chad Gable? Sì, durante l'intervista, quello a parte non si è accorto di niente, vabbè. Ma stava a promo sul serio lui? Sì, lui era tutto serio. Ma che un bel promo! E c'era, sì! Che lui dice essere l'underdog del torneo, bellissima sta cosa. E poi c'era il suo Benjamin che usciva da coglione e faceva delle facce da ancora più coglione. Bello, cioè, una roba incredibile. Poi richiudeva la porta e diceva, vabbè, mo se ne andato. E poi la riapre la porta. Cioè, è stato bellissimo. A me ha fatto piangere dalle risate. Vi giuro, questo Benjamin, a parte che non capisco, e va bene, anche qui è un'altra delle mie perplessità, e va bene. Però, ragazzi, il segmento era da piegarsi in due dalle risate. Cioè, una cosa più stupida, non potevano farla. Ma le facce di Benjamin. Le facce di Benjamin. Ricordiamo che Shelton Benjamin è un pupillo di Eric Bischoff, che ancora non si sta facendo sentire più di tanto, però cazzarola, qualche indicazione secondo me l'ha data, perché Benjamin è tornando a farsi vedere in maniera prepotente con questi segmenti strani che catturano che l'attenzione. Deficiente. Sì, tu stavi a guardare, cioè, no, stavi a guardare Benjamin, stavi a guardare che scappava fuori da là dentro, poi col cartellino, quello per cura, devi essere alto così per partecipare al torneo. Povero Gable. Povero Gable, ragazzi, ci è rimasto proprio male. Ultime cose. Miz TV. Io mi abbaglio quasi come venendo. Facoltà di non rispondere. Non perché non mi piaccia, ma perché sono allibita. Allibita da quello che ci ha raccontato Sami Zayn, manager di Nakamura, perché Nakamura non riesce a provare. Però ti aggiunge anche altro. Cosa lega Nakamura e Zayn? Vabbè, ha debuttato Nakamura su Zayn, allora, va bene, ma io non lo so. Io ho sempre avuto paura della gestione di Nakamura, l'ho sempre detto, perché fanno due cose bene. E c'hai anche azzeccato. E tutti, no, ma questa è la volta buona, che adesso Nakamura spacca i culi! Nakamura è sparito. Vabbè, Peonia l'aveva detto. E adesso, così dal nulla, Sami Zayn, che continua a fare match importanti, perché i match gli danno, poi li perde tutti. Infatti lo dice anche lui stesso, perde tutti, lo dice anche match lui, titolati, match non titolati, però con buoni avversari li perde tutti. Me lo affianco a Nakamura, non lo so, non voglio esprimermi, perché potrebbe essere interessante, potrebbe non essere interessante. Male che vada, anche Piero mo diceva, li buttano per i titoli di coppia, perché tanto qua per i titoli di coppia le prime due persone che si avvicinano un pochetto vanno per i titoli di coppia. Ah, number one contender. Tipico e quindi di tipo Nakamura pure. E quindi tipo Sami Zayn, primo titolo per lui, sarei felicissima. Però potrebbe pure essere una storia perculata che per un po' sollevano Nakamura per poi giovare a Sami Zayn, che si fa prendere il titolo su Nakamura. E quindi anche lì Sami Zayn potrebbe avere un titolo. Quindi io sto guardando il lato positivo, che Sami Zayn prima o poi esce fuori con titolo da tutto questo. Però c'ho paura. Però c'ho tanta paura. Perché è il mio Sami Zayn, colui che è completo, è uno dei pochi, una delle poche superstar complete, che ha tutto, ha carisma, mix skills, è bravissimo sul ring, non gli fanno fare match, è bravissimo sul ring. E non ci puntano. Forse la perplessità di qualcuno potrebbe... E non ci puntano. Come fai a non puntarci quando ti mancano queste superstar? Quando sei sempre costretto ad affidare manager alle superstar perché non sono complete? Quando ce n'è una completa non la sfrutti. E me la metti con Nakamura da manager. E ha funzionato in questo... Cioè, è quello che sono perplessa. È che ha funzionato in questa puntata.
Cioè, Sami Zayn che va a rialzare Miz e dice: vai, vai alla Kinshasa, e glielo lancia. Ha funzionato. Però io sono perplesso. Io non voglio esprimermi. Cioè, nel senso. Però è anche una cosa abbastanza studiata, perché c'è qualcosa che collega Zayn e Nakamura. L'ha riportato proprio lui sui social, quel primo match che fece il giapponese in WWE proprio contro Sami Zayn, una cosa che a quanto pare lo ha graffiato dentro. Tra l'altro Zayn dice la stessa cresta d'onda praticamente di Shinsuke, soltanto che lui parla inglese. Vai. Ma infatti è quello che poi gli va a dire a Miz. Lui non parla, lui non riesce a comunicare. È bravo, è bello pure come Nakamura dice: non ti rivolgi a me quando parla con lui. Non è che glielo dici, fa così. Beh, glielo fa capire, cioè, con i gesti. Bravo Nakamura, perché lui deve pure interpretare la parte a di me quello che non è una cosa che affascina. Poi sono stato lì ad ascoltare bene il discorso di Zayn, che dice che Nakamura è l'artista. A me sta cosa mi ha fatto vedere Nakamura in maniera un pochino diversa dal solito, solo perché l'ha detto Zayn. Ma Zayn, con quello quella che dote recitativa incredibile. Zayn, quello che dice, te lo invoglia. Cioè, Zayn sarebbe capace pure delle forbici, di far amare queste cose, te le fa comprare le forbici. Sami Zayn, te le fa comprare le forbici. Però avete presente la faccia di Miz durante il promo di Sami Zayn, che diceva di essere, insomma, di aiutare Nakamura visto che lui non parla? La mia faccia era guarda, tipo, caso sto vedendo? Sì, perché cosa? Nakamura che si fa rappresentare a Zayn è una cosa Nakamura molto Nakamura con un manager è strano. Nakamura con un manager uomo è strano. Nakamura con un manager uomo wrestler è ancora più strano. Cioè, ma lo io stesso sono... Nakamura è strano. Sì, lo stesso Nakamura è strano. Perché non capiamo come è la sua gestione? Perché è strano. No, non è solo la gestione, non proprio so, è strano. Sono confusa e perplessa. Da una parte dico può funzionare, dall'altra dico ma gioverà Sami Zayn? Io invece lo porterà al primo titolo? Invece ti chiedo, adesso ne abbiamo parlato parecchio di questa situazione di questi due, perché Miz? Io mi sono risposto solo così. Soltanto Mike Mizanin può combinare qualcosa del genere con il suo show, perché non vedo altro, non vedevo altri che ti tirano fuori un segmento del genere lo rendo interessante. L'unica perplessità è che quest'uomo Miz settimana prossima combatte lì contro Corbin per King of the Ring. Mi auguro che non venga una strana idea al booking di far intervenire Zayn durante questa contesa. Penso. Io penso che sia una cosa a sé. È una cosa a sé. Cioè Miz si trova lì per caso. No, ma anche perché comunque Miz per dare inizio Miz è il titolo intercontinentale, c'hanno comunque una storia. Sì, sì. Miz è il titolo intercontinentale. Mi sembra tutto quanto ben collegato. Giustamente è stato fatto questo, è stato scelto Miz per rappresentare questo. E Miz comunque ha una dote recitativa. Vabbè, cioè, questo sì. Miz aveva la faccia di tutti noi quando Sami parlava, del senso: che cazzo stai a dire, Sami? Chi c'è nel backstage che puoi aiutare quando tu non stai vincendo niente? C'ha quel qualcosa tra recitativo e ti prendo per il culo? Che è giusto. Anche quando Sami Zayn ha detto: quando dovete dire qualcosa a Nakamura, adesso dovete dirla a me. E Miz è andato comunque a dire a Nakamura, a parlare: ma sei sicuro che vuoi farti rappresentare da Sami Zayn? E Nakamura che gli ha detto: cioè, è giusto, no, chi ci mettevi a fare questa parte? Chi ha la dote che te la poteva recitare apposta bene? Dico, però devi finirla. Sì. È una cosa che è nata per aiutare la nascita di questo team, tra questo, anzi, questa alleanza. Non lo so, io non voglio dire che sia bella, non voglio dire che sia brutta, voglio vedere. Tanta curiosità. Voglio vedere. Tanta curiosità. Ho un po' paura. È la stessa, e sono un po' emozionata. E la stessa curiosità me la lascia il finale di puntata. Te hai detto: mamma mia, ma che hanno tirato fuori per continuare sta storia? Per me ci questi sta. Questi si sono messi a fare i casting per trovare il sosia di Eric Rowan. Rowan soltanto, Eric non si chiama più Eric. Vabbè, hanno importato. Questi si sono messi a fare i casting per trovare qualcuno brutto. Brutto, brutto quanto Rowan! E ci sono riusciti! Se no, peggio! È c'ho più pure... brutto, Rowan è un sex symbol. Cioè, com'è possibile? Poi vagliela di a Buddy Murphy che ha detto le stronzate. Ma quello uguale? Che cazzo ci stava a fare lì? Ma pure io avrei detto che era Eric Rowan. Ma anche Eric Rowan aveva avrebbe detto che era Eric Rowan. Perché effettivamente è lui. Per me ci sta. Ma io dico, sono perplessa anche lì. Perché mi immagino WWE che si mette a fare i casting per trovare qualcuno che è simile a Eric Rowan. Cioè è fuori di cervello.
È fuori di cervello. Per aumentarti i dubbi che a me sono aumentati. Ma... quindi posso soltanto che promuovere un segmento del genere. C'avevo la stessa faccia di Renzo. Ho detto, cazzo, ci vedo doppio. No, invece, in verità, sono praticamente due persone diverse. A Brian gli veniva di un sacco da ridere. Brian sta a fare peggio smorfi. Ricordate il segmento? Sta a fare peggio smorfi che gli veniva da ridere. E Reigns, secondo me, gli era venuto un po' di mal di panza. Perché dico, cazzo, ci vedo doppio. Minchia, che brutto. Minchia, che brutta via. Da una parte, ma Madonna, peggio ancora. Cioè, non volevo essere al posto di Reigns in quel momento. Aumentano i dubbi. Difficile capire cosa abbia in mente la WWE. Sì, sicuramente... però adesso, nel senso che storyline inventi, è stato quello. Bene, non è un wrestler. Settimana prossima non scopriremo nulla, secondo me Reigns proverà un po' a sedurre, tra virgolette, questo bell'uomo. E secondo me fino alla settimana... hanno un tag team, l'uomo misterioso. Fino alla settimana di Clash of Champions. Rowan versus Rowan. Ma quello non combatte, ma che no, quello non combatte, ma te pare, un padre di famiglia. Detto questo, lasciamo la parola a voi qui sotto, nei commenti fateci per sapere la vostra, non soltanto su questo aggressore che ha scoperto Sherlock Holmes. Poi c'è, cioè, voglio dire, là dietro non c'entra manco una mosca. Questo come cazzo è entrato? Tutto calcolato, tutto calcolato. Spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi ai canali. Come è stato ancora fatto, ragazzuoli, da Pegna the Queen. Oh, the world. E da me è tutto. Too sweet.